Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, nuova puntata di Chi ci capisce a noi due bravo, in compagnia di Antonio Saffioti e del sottoscritto Riccardo Cristiano, per l'appunto. Ciao a tutti, amici. Ecco, vedi, l'immancabile saluto di Antonio. Oggi parleremo di qualcosa di particolare. Ecco, come sempre, si parla di qualcosa di particolare. Il titolo della puntata già la dice lunga, l'apparenza inganna. Ma perché l'apparenza inganna? Stavolta inizio io, ad Antonio non lo taglio fuori, però inizio a parlare io e Antonio mi fa da spalla, va bene? Sì, ok. Approviamo, ok. Parleremo, inizierò a parlare dei social network, di come hanno cambiato, diciamo, la vita nel relazionarci con le persone. E io penso ad esempio alle foto, che sono la prima cosa che tutti noi ormai facciamo, postiamo, si postano foto di cibi, si postano foto di selfie, di viaggi, di qualunque cosa, si perdono le foto, ormai si disperdono, ne facciamo così tante che, insomma, non hanno più il valore di una volta. Io invece, ora vi faccio vedere, ecco qua, allora ragazzi, immaginatevi le foto come erano una volta, piccoline, di dimensioni quadrate, o ancora più piccole, cioè, guardate qua, foto piccola piccola, o foto ancora più piccola, questa è del viaggio di nozze dei miei genitori, foto piccolina, addirittura c'era la foto duo, che tu potevi ritagliare per avere un souvenir, o avevi la foto invece piccola piccola dei miei nonni, in cartoncino, proprio bella, proprio bellissima. E le foto una volta erano un patrimonio, perché le potevi far vedere non tanto su Facebook, anche lì c'era però il modo di mostrarle. Le facevi vedere sugli album, e per gli album, vedi, abbiamo anche il vecchio album del mio battesimo, del 19 marzo 1978, battesimo di Riccardo Cristiano, 19 marzo 1978, ecco qua come erano una volta le foto. Ed era bello perché, allora, io penso questo, era bello perché, vabbè, una volta venivano a trovarti i parenti a casa, allora tu gli mostravi l'album di foto, oppure venivano, vedevano le foto sulle pareti, vedevano le foto nelle cornici, e c'erano tante foto che venivano sfocate. Io non so se te lo ricordi tu, Antonio, ma io quando facevo foto, ogni volta, tipo, su un rullino da 24, a proposito, ragazzi, non può mancare il rullino, che io ho un cimelio, vedete qua, c'ho anche il rullino, ecco, sì, non so se si vede, non facciamo pubblicità, era la marca, che una volta, vabbè, era Kodak, ma comunque, una volta, tutti noi vecchi, ecco, no, vecchi no, però andavamo a sviluppare il rullino dal fotografo. Cosa succedeva? Succedeva che su 24 foto buone, decenti, tipo non sfocate, non mosse, ne venivano sì e no 4 su 24. Io ogni tanto le bruciavo. Tu le bruciavi addirittura? Sì. No, io ho conservato anche... addirittura, no. Io no, io li conservavo, io c'ho un sacco di foto sfocate a casa, cioè io, vabbè, raccolgo ogni cosa, io sono... Un accumulatore, ecco, un accumulatore, e io accumulavo anche le foto sfocate venute male, perché erano belle da vedere. Ci sono addirittura delle foto sfocate che ho, dove però si intravedono i volti e ti fa pensare molto al momento. Quindi io questa puntata la volevo proprio incardinare su cosa? Sulla fatuità, sulla velocità magari delle immagini e anche sull'apparenza stessa, perché noi passiamo magari le giornate a controllare, non lo so, lo stato del profilo Facebook, lo stato del profilo Instagram, e più tardi, fra un pochino, vi farò anche fare quattro risate con un sondaggio che ho trovato su internet che è relativo proprio ai like. Però quello di cui vi voglio parlare è che con l'apparenza di cui ci stiamo un po' tutti circondando, io per primo, perché la puntata che noi stiamo facendo oggi la stiamo facendo online, quindi stiamo comunque sfruttando un mezzo che è tecnologico. 20 anni fa non era possibile, diciamo, fare una trasmissione così, e per Antonio sicuramente è stato utile avere uno strumento come internet, che ti permette di interagire con le persone più lontane senza muoversi da casa. Però anche Antonio si muove da casa, che pur Antonio, che magari ha le sue, tra virgolette, limitazioni nella mobilità, però Antonio non rimane chiuso in casa. Antonio si fa i selfie, e preferisce farsi il selfie dal vivo con la persona che incontra e poi postarla, però esce. Invece molte persone preferiscono, non so, rimanere chiusi in casa, non uscire, frequentare solo esclusivamente persone virtuali. Io parlavo l'altro giorno con un amico
senti questo, Antonio, parlavo con un amico e questo amico mi raccontava che ormai si conosce, le ragazze le conosci solo esclusivamente tramite Tinder oppure tramite Grindr, se parliamo di comunità LGBT. Vabbè, ma sai cos'è? Io parlo dell'approccio sessuale. Cioè, mentre se tu vuoi conoscere una ragazza o un ragazzo, bene o male, sì, ti puoi presentare, ok? Però è una presentazione, diciamo, dove ti blocchi, perché non, magari apparentemente non sei te stesso. Invece dietro lo schermo, dietro, non lo so, anche un'app, e magari anche, diciamo, protetto dal target di ricerca, perché ormai si può ricercare un target di persona, non so, puoi cercare una donna con le tette grosse, adesso lo diciamo così, oppure, insomma, in base ai generi, in base ai gusti, dai. Allora, mettiamola proprio così. Quindi diciamo che sei più disinibito. C'è una maggiore attenzione al narcisismo, un po' al mostrarsi, all'apparenza. Quindi lo schermo, i social, ti danno la possibilità di crearti una nuova personalità, di interpretare una nuova parte di te e di rappresentarla solo sul virtuale. Perché poi magari il vero rapporto che tu consumi con l'app di turno, il Tinder o il Grindr che sia, si limita a quello, tu hai consumato, dopodiché passi all'altra. Capisci? Da cosa si cerca sempre. È così però, c'è una sorta di consumismo. Come? Sesso, affettività. Allora, guarda. Sì, però sai com'è la cosa? Funziona così. Cioè, anche il sesso ormai è diventato, diciamo, non tanto merce di scambio, però è una questione consumistica, del dire io ti mostro quello che ho, te lo metto in posizione, consumiamo e poi ognuno si vive la sua vita. Sì, certo, è così pure. Vissuto, sì. Non sempre seriamente, no? Pure per divertirsi come divertimento, no? Ma è lecito, nel senso, io non dico di no, io dico semplicemente che, diciamo, è cambiato proprio l'approccio. Sì. No, è cambiato tutto, pure nelle amicizie. Sì, assolutamente. Cioè, chi conosci dal prima dal vivo e poi sui social, ma avviene pure il contrario. L'importante è sempre mantenere una via di mezzo. Il social è reale, ma infatti di persona. Ma infatti quello manca. Cioè, io conosco persone e ti parlo da quando sono iscritto su Facebook solo virtualmente. Ci sono i cosiddetti amici che vuoi per la distanza, vuoi per altre ragioni, li conosco solo in maniera virtuale. Non ho avuto mai magari la possibilità di incontrarli una sola volta, forse perché non c'è stata la voglia da parte mia, forse perché non c'è stata la possibilità. Di certo però, almeno per come sono fatto io, forse perché sono un po' all'antica, per me Facebook o comunque qualunque social serve solo ed esclusivamente come amplificatore magari a livello sociale di utilità, cioè come megafono per, non so, lanciare un messaggio positivo, una protesta. Anche io percepisco in questo modo. Ma una cosa la volevo dire. Vai. Sono fatto delle foto. Vai. Io intorno a 20 anni fa sono stato ad un pellegrinaggio in Terra Santa. In quell'occasione mio padre mi regalò una macchina fotografica di quelle professionali che si usavano una volta. E non nascondo che in quel periodo della mia vita, per un anno o due mi sono cimentato a fare alcune foto che erano molto belle. Mi sono ripromesso di trovarle e poi scannerizzarle, perché quelle avevo scattate io veramente. Quindi avevo fatto, me ero divertito all'epoca, però all'epoca quelle foto lasciavano il tempo che trovavano, perché tu non le potevi subito condividevi dopo molto tempo. In quel periodo pure
mi sono cimentato a fare pure delle riprese con una telecamera che aveva prestato mio cugino. Anche quelle le ho conservate. Dovrò tramutarle qualche volta Io do la mia in disponibilità perché ho la strumentazione per poter trasferirle. Ho trasferito anche le 8 mm, perché tu pensa che mia madre all'epoca quando si sposò non è che c'erano chissà quante videocamere, c'erano 8 mm senza audio. Pensa un po'. Sì, poi io sono andato su Facebook 10 anni fa, nel 2009, in questo periodo, e ogni tanto postavo le foto degli eventi a cui partecipavo, però avevo all'epoca un palmare non compatibile con Facebook, quindi Sì. facevo le foto con la macchina digitale. Sì. E poi lo passavo sul computer, quindi era tutto molto più complicato e faticoso per me. Poi ho scoperto Instagram nel 2014 e devo dire che per 2 o 3 anni non ho postato quasi niente, poca roba, perché ancora non l'avevo capito bene questo genere. Lì. Però poi quando ho iniziato ad avere il cellulare più buono con tutte le applicazioni, postando direttamente dal cellulare. Poi in più ho iniziato ad avere il programma che mi trasmetteva il cellulare sullo schermo del computer. Sì. Quindi ho avuto più autonomia sia con Facebook che con Instagram. Poi. E quindi ho iniziato a postare la media di una foto al giorno su Instagram, proprio, per non parlare di Facebook. Quindi se andate a vedere il mio profilo Instagram ci sono un migliaio di foto, perché da 3 anni e mezzo che posto ininterrottamente. E concludo qui. Quindi è cambiata anche la mia fruizione dei soldi. Mentre prima era più complicato, ora è tutto più facile e immediato. Poi con i telefoni che ci sono, adesso è più facile caricare i video, le foto, quindi è tutto molto più semplice. C'è da dire che anch'io molte volte ricevo delle critiche, perché per alcuni può essere che voglio mettermi in mostra, no? Ma Però le foto che cerco di postare io, ogni tanto posto pure le foto di alcune attrici che mi piacciono, oppure lo uso pure a fini politici, visto. assolutamente. Però quello che ci tengo a dire, che quando posto delle foto che mi riguardano, sono sempre delle foto che vogliono trasmettere qualcosa. E non è sempre, non voglio trasmettere sempre una vita che può sembrare facile, perché alcuni mi dicono pure questo: con i post che fai tu, la tua vita la fai sembrare più semplice di com'è, però non è sempre così. Ad esempio, posto pure quando voglio segnare qualche problemino medico, come l'ho risolto io, e quindi farlo risolvere dagli altri come l'ho risolto io di postare sempre con l'obiettivo di mandare un messaggio. Certo. Su questo non mi può contraddire nessuno, neanche chi pensa questo di me, perché io voglio raccontare la mia vita e cercare così di aiutare chi vive
Una vita simile alla mia, ma anche migliore della mia, cioè che non vivo una patologia neuromuscolare. Poi, diciamo che sono più dialogica le critiche, poi alla fine, per fortuna, perché la maggior parte delle persone colgono. Questo mio obiettivo è la cosa più gratificante, avere quando le persone mi dicono vedendo i tuoi sorrisi nelle foto, ogni tanto mi cambia la giornata, perché dico se Antonio questa mattina ride così, perché non devo ridere anch'io? Queste sono le vere soddisfazioni social, non sono i like. Io all'inizio diciamo che cercavo pure i like, però le vere soddisfazioni sono i commenti. Poi quando le persone ti vedono per strada e commentano le tue foto, i tuoi post, questo è la cosa bella. Io prima, l'unico momento in cui potevo esprimere la mia opinione era durante i convegni, gli incontri pubblici. Invece i social mi hanno dato una finestra sul mondo, sia per informarmi che per informare gli altri sui temi che mi piacciono e che per me sono importanti. Quindi gli spettatori capiranno bene l'importanza dei social per una persona che ha una disabilità come la mia, che ti costringe all'immobilità per quasi tutta la giornata, non so, i momenti in cui vieni mosso, neanche ti assiste. Oppure quando esci, però ci sono pure gli aspetti negativi. Io conosco molte persone con disabilità che con la scusa dei social evitano di uscire, pensando che possono vivere la vita pure al 100% stando sui social, però quella purtroppo è un'illusione. Poi una cosa che pure succede a molte persone, stando poi dentro, sempre dentro, utilizzando solo i social, poi sui social purtroppo si incattiviscono. Io per esempio ho vissuto molto male nel periodo di luglio, in cui ho dovuto affrontare la tragedia, il fatto che molte mattine mi rovinavo la giornata aprendo i social, perché vedete che i peggiori commenti contro il diverso o contro i migranti venivano da persone disabili come me, ma con idee diverse dalle mie. Quindi con molti di loro devo dire che purtroppo ho litigato pesantemente, anche se non volevo farlo, però non sopportavo più questa cosa e continuo a non sopportarla. Questa cosa è giusto avere delle idee diverse, ma buttarsi all'odio spiccio senza pensare, soprattutto tu che vivi anche tu un'emarginazione e una diversità non inferiore a quella di altre persone, proprio tu che fai delle differenze, dell'odio social, mi dà fastidio. Quindi io ti tolgo l'amicizia, oppure se ti conosco bene, ti chiamo pure nella realtà.
Vabbè, tu non ti tiri indietro, tu sei uno che comunque, come dire, si ama o si odia perché comunque dici quello che pensi. Sì, e non sei nemmeno un tipo che, vedi, con le persone disabili come te, come dire, c'ha la cosa, dice, vabbè, ma è disabile, allora siccome è disabile come me, allora lo posso capire. No, tu invece in questo, secondo me, sei coerente e non sei uno di quelli che... sono opportunisti, perché ci sono, io questo noto, una volta mi pare che lo hai detto tu, diceva vabbè, però tu sei fortunato, tra virgolette, perché hai persone che si prendono cura di te, quindi è come se la pensione, ecco, che tu prendi, che comunque è una pensione minima, che ti permette di fare soltanto pochissime cose rispetto a quello che potrebbe fare una persona normodotata. Dicevi questo, diceva, ma se allora ci tolgono magari la pensione, perché c'era il dibattito all'epoca, ci tolgono la pensione o comunque siamo equiparati a persone che possono essere normodotate, allora non c'è più differenza. Invece no, la differenza secondo me è basilare proprio sull'idea che hai di essere disabile, che hai di essere eterosessuale, che hai di essere gay, lesbica. Cioè non penso che solo perché tu ti senti discriminato allora devi discriminare un'altra persona che ha la guerra tra i poveri, bravo, la guerra tra i poveri, detto in poche parole. A me non mi è mai piaciuta questa cosa, oppure quando mi capitava in passato di assistere a delle riunioni con associazioni diverse, alla fine si rischiava pure di la guerra tra i poveri. Queste cose mi hanno dato sempre fastidio, quindi io ci tengo a precisare che i social a me mi hanno cambiato la vita, anche alla maggior parte delle persone, però purtroppo da qualche danno pure lo provocano o lo hanno provocato. Per fortuna a me fino adesso non mi è mai successo niente di male sui social, però non è tutto da sezioni il mondo social, c'è da stare attenti. Ultima cosa volevo dire sui cosiddetti influencer. Io ho pochissimi follower, quindi sono il contrario dell'influencer, sono un non influencer. Vabbè, molte volte sì, perché molte volte per me è difficile pure influenzare me stesso. Ma perché sei poliedrico, cioè tu cambi spesso, sei uno che gli piace fare tante cose, non è che ti influenzi, tu ti influenzi, sì, e poi passi a un'altra cosa. Voglio dire che io non ho nulla contro gli influencer, anzi, ne scopro ogni giorno uno nuovo che aggiungo tra le persone seguite. Io sto seguendo un programma su Rai 2 che si chiama Giovani e Influencer, che va in onda ogni martedì. Sembra che questo martedì ci sarà l'ultima puntata. In quell'occasione ho capito che, come in tutte le cose, ci sono influencer e influencer, che ci sono alcuni che lo fanno solo per fini commerciali, però per fortuna ho scoperto molti influencer che come me hanno una storia da raccontare a me, perché la maggior parte non hanno nemmeno tanto da raccontare, alcuni hanno solo il loro corpo, no? Sì, è vero. Io che il mio corpo non dice molto, punto su altre cose, quindi sulla mia storia, però con mia sorpresa ho scoperto che molte delle famose influenze
italiani in realtà sono diventati influencer nei loro momenti di debolezza. Faccio alcuni esempi, per esempio la Vignali, che è una delle più famose influencer, perché è sì una bella ragazza, una giocatrice di basket. Sì. Lei è iniziata a diventare famosa sui social, sì, quando si è sottoposta all'asportazione del cancro alla tiroide. Quindi mentre lei era in ospedale ha iniziato a postare qualche foto, e poi ha postato tutte le foto della sua riabilitazione. Poi dopo quel momento ha iniziato pure a postare le parti più allegre della sua vita, diventando poi famoso. Poi il fisico l'aiuta, perché giocando a basket ha un fisico statuario. Quindi la cosa che mi ha molto colpito di questa influencer è stata questa storia qui. Poi in un'altra puntata c'è una ragazza che a seguito di un incidente ha perso metà della gamba sinistra. Anche lei non era mai stata sui social, mentre era in ospedale non aveva come passatempo ha iniziato a far vedere da subito la sua gamba amputata e il suo percorso di riabilitazione. E ora è una delle più importanti influenze. Quindi anche in questo caso una cosiddetta debolezza, come può essere perdere una gamba, può diventare un punto di forza. Assolutamente. Questa è una cosa che sugli influencer non avevo mai pensato. Io ho detto la maggior parte lo fanno per farsi pubblicità. Comunque anche gli influencer più famosi, che lo fanno soprattutto per soldi, come per esempio la Ferragni, volendo tralasciare la stronzata che hanno fatto il supermercato, però la maggior parte dei post non sono poi nemmeno così male. Per esempio, pure il fatto che loro hanno messo dal primo giorno il figlio su Instagram, io non la critico questa cosa, perché quel bambino è talmente simpatico che io quasi ogni mattina mi vado a vedere il suo profilo, perché anche lui il profilo personale. Addirittura, questo non lo sapevo, mi hai dato una novità. E come me, questo bambino ha un bel sorriso. Molte volte la mattina ci vado pure per il sorriso, per caricarmi, sì, per vedermi. Sono proprio affezionato a lui, sembra. Tuo figlio? No, un cugino. Non è figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è figlio di Chiara Ferragni e Antonio Sappioli. Sì, sì. Quindi io non lo chiuderei sempre la cosa con criticare tutto e tutti. Assolutamente. Ma gli aspetti positivi ci sono in tutte le cose. E io mi cibo delle cose positive. Positive che ci sono in tutte le cose. Nel cibo. Ti cibi proprio in tutti i sensi. Tu, a te ti piace mangiare. Sì, mi piace pure che chi posta a mangiare, certo. Sono iscritto a porno food. Porno food? Food porno. Food porno, e che cos'è? Sono dei panini giganti. Food porno? Food porn. Ah, porn, come P-O-R-N, sì. Come YouPorn, però del cibo. È proprio una categoria. Veramente.
Di Instagram che si sta imponendo nell'ultimo periodo, no? Quindi. E io tutte queste cose, quando scopro queste cose nuove, poi voglio andare a vederle sempre. Quindi. Mi sembra giusto, no, no, ma tu sei un tipo curioso, quindi mi sembra giusto. Ma ti vuoi fare quattro risate per sapere cosa fanno le persone nei sondaggi? Allora, guarda, c'è un sondaggio che è stato commissionato da Kasper Skylab, che sarebbe una nota casa di antivirus, privacy, ok? Bene. Allora, secondo questo sondaggio, appunto, che ha effettuato Kasper Skylab, dice che il 55% delle persone intervistate controlla ripetutamente le notifiche dello smartphone per vedere se qualcuno gli ha messo mi piace. Ah, sì. Ma non è questo, perché non è solo questo il problema. Dice che addirittura ci sono anche gli uomini in particolare che sembrerebbero più propensi a intristirsi se un post ha ricevuto meno interazioni di quello che avevano previsto. E addirittura sono pure gelosi gli uomini rispetto alle donne se degli amici hanno ricevuto più like rispetto ad altri. Ci sono delle vere e proprie patologie. Cioè non finisce là. Addirittura. Parliamo proprio di sensazioni di gelosia che si scatena se un post di un parente, ma anche della ragazza, ha preso più del 25% degli utenti come like. Questo studio che cosa va a provare? E adesso ti leggo perché non è che sono tantissime, però è interessante. Dice che il 27% degli intervistati sarebbe pronto a rivelare un dettaglio buffo della propria vita o di quella di un amico o di un collega se questo potesse assicurargli una maggiore interazione e quindi maggiori like da parte degli utenti. Poi dice che c'è un'altra parte di persone che sarebbero disposte a condividere delle informazioni imbarazzanti o riservate, sempre di amici, familiari e colleghi, per la stessa ragione, e lo farebbe il 12% degli intervistati uomini, mentre il 5% delle intervistate donne. Addirittura c'è un 20% di iscritti che sarebbe disposto a fare dichiarazioni estreme. Di vario tipo, no? Anche sul dibattito politico piuttosto che sul dibattito sessuale, e con più leggerezza se fossero in anonimato maggiore. Poi dice che un utente su 10 invece non importerebbe di mentire su dove si trova o cosa sta facendo se questo potesse, diciamo, portare a lui molti più like. E secondo un interessante studio che è avvenuto nell'estate del 2017, oltre 2 milioni di turisti italiani si sono dati infatti alla pratica del selfie scam, cioè hanno modificato ad arte i loro autoscatti e le foto, diciamo, delle vacanze per far credere alle altre persone di essere stati, per esempio, in luoghi esotici, invece poi magari stavano a casa. Quindi, Sì, capito, a 2 milioni di persone. Più nel questo dettaglio, ma ci sono quelli che magari si fanno delle foto photoshoppate per dire di essere stati in un posto per prendere più like possibile. I finti turisti italiani hanno addirittura mentito soprattutto sugli hotel in cui hanno pernottato e l'ho fatto più del 26% del campione. E li hanno chiamati fake resort, perché fake news, fake resort, perché non esiste, comunque non ci sono mai stati. O addirittura posti frequentati da VIP, perché magari molte persone sono contenti di farsi mai il selfie con il VIP, oppure di essere stati a soggiornare nel posto dove ci sono stati dei VIP. Adesso ho quasi terminato e ti voglio dire che poi oltre il 19% invece dei campioni intervistati ha ritoccato autoscatti, foto in cui compariva in compagnia magari di personaggi per sembrare più belli, eccetera, eccetera. E anche i ristoranti non sono stati risparmiati perché c'è gente. Per cento degli intervistati di essere stati in un determinato ristorante di lusso per dire che mangiano e quindi comunque sono persone che a livello economico stanno bene. Non si può ignorare poi la questione dei contenuti riservati e privati, che quindi così diciamo dicono almeno questi sondaggi che loro non avrebbero problemi nel postare foto di se stessi o di amici in abiti succinti o completamente nudi, anche in questo caso con una lieve preponderanza degli uomini rispetto alle donne, e parliamo sempre di un 12%. Ma finito, diciamo, questo discorso sulla questione diciamo, dei like, si passa alla privacy, perché
tutti noi pensiamo che quando i vari social ci chiedono informazioni, o comunque noi mettiamo a disposizione informazioni, noi comunque stiamo la cronostoria. Ecco, pensa, io finisco con questo, non a caso buona parte del campione che si è preoccupato del fatto che le cose condivise possono essere rivelate, quindi su cosa vivono, cosa mangiano, come è fatta addirittura la loro casa, perché molti comunque fanno foto della casa, sono il 33%. I posti che frequentano, il 36%. L'età dei propri figli, il 33%. Alcuni dettagli della vita privata, il 22%. O addirittura quella intima, il 51%. E quindi la condizione finanziaria, il 30%, perché si postano anche informazioni sul posto di lavoro. Quindi tu dai social puoi ricostruire la vita di una persona meglio del fisco, cioè il fisco in questo non ne ha nemmeno bisogno. Quindi di che stiamo a parlare? Da quando il 1999 è entrato, diciamo, a far parte Google della sfera di, come dire, di internet, però ormai siamo a un punto, in un punto dove siamo così sovraesposti e siamo noi stessi a consegnare i nostri dati alla rete, che poi è difficile anche fare a meno della rete stessa. Quindi c'è una sorta di assuefazione. Se da una parte, ripeto, io sono favorevolissimo ai social perché li uso, e io stesso posto foto, condivido foto, però non tutte le foto, perché ripeto, io faccio una selezione di quello che pubblico e di quello che non pubblico. Ci sono una marea di foto che non ho mai pubblicato perché magari ci tengo e non le voglio pubblicare. Però io dico che magari più noi esponiamo noi stessi ai social in maniera magari negativa, e più viviamo meno quello che è la nostra, non tanto privacy, ma la nostra vita reale, quello che è il rapporto umano con una persona. Sì, comunque volevo concludere questa puntata sull'apparenza parlando di una nuova tendenza che c'è sui social. Vai. C'è stato ultimamente un episodio che non è molto piaciuto da mesi, che è successo da mesi sui social. Sì. In pratica ci sono alcune persone che decidono di attirare l'attenzione e quindi iniziano a scrivere o fake news che li riguardano, oppure iniziano ad attirare l'attenzione con dei post molto discutibili. Poi giustamente nel momento in cui ricevono le critiche ne escono fuori dicendo: il mio era un esperimento sociale, come è successo col professore che ha messo ad agonia l'alunno italo-africano, no? Nel territorio di Lamezia, non posso dire di chi si tratta, però c'è stato nelle settimane passate che un ragazzo gay ha scritto su un sito di quelli pro famiglia o ultracattolici, ha mandato due sue foto. Una in cui diceva: io peccatore, io convertito. Sì. Facendo vedere che prima era dicendo che prima si sentiva peccatore. Grazie a questo gruppo si era convertito ed era guarito dalla sua omosessualità. Io devo dire che quando ho visto il posto mi ha dato molto fastidio. Poi era una persona che conoscevo. In più, io facendo parte dell'Arcighe abbiamo fatto un dialogo tra di noi su questa cosa. Scoprendo poi il giorno successivo che alcuni di noi hanno chiamato questo ragazzo. Ci ho detto poi che era un esperimento sociale, però nel frattempo si era preso un sacco di critiche, quindi penso che molte volte si arrivi pure a dire delle stronzate su se stessi per
per attirare l'attenzione. Non rendendosi conto che sulle proprie differenze o di genere o fisiche, a mio avviso queste stupidaggini non si dovrebbero fare perché si tratta di temi seri e sensibili che possono turbare pesantemente le altre persone. Quindi si devono porre dei limiti e dei paletti pure sui social, per attirare l'attenzione si può fare tutto. Alcune cose sarebbe bene tenersele per sé. Poi non escludo che poi in futuro qualcuno o io stesso possa fare pure ogni tanto degli errori, no? Tra gli errori. Però si deve pensare di più prima di fare alcune affermazioni di questo genere. Quindi usate i social, ma Responsabilmente. moderazione, responsabilità. Responsabilmente, come si dice per i profilattici, Ah, ma pure per il bere, eh? Bevete, ma responsabilmente. sì, poi una cosa che è da evitare, secondo me, sui social, i post mentre si beve, ogni tanto si può fare, ma ci sono alcune persone che tendono a farlo ogni giorno. Io ultimamente non le posto le foto mentre bevo, però ti posso dire che le mando tramite WhatsApp a degli amici. Sì. Cioè, E questo sì. devo farsi vedere mentre si mangia. Tu dici, però mangiare bisogna anche bere, cioè non puoi non mangiare, un bicchierino di vino ci può anche stare. Ma io mi riferisco a chi posta ogni santo giorno i cocktail. Ah, addirittura, c'è gente che I posta ogni giorno i cocktail cocktail. si fa, sì. L'estate succede spesso. Beh, Trovo una marea di cocktail. fa molto caldo, quindi devono bere qualcosa, prediligono il cocktail all'acqua. Anch'io ogni tanto me la faccio qualche del genere, no, però qualche. Bene. Allora dai, questa puntata noi la concludiamo così. Noi l'apparenza inganna, però poi alla fin fine non bisogna demonizzare i social, perché noi li utilizziamo a fin di bene, nel senso per veicolare un messaggio positivo o comunque per parlare di qualcosa che è utile, insomma, conoscere. Raccontiamo le nostre vite, le nostre esperienze, le nostre storie, perché possono essere magari utili agli altri o anche lo scambio, perché quando ci rispondono, noi possiamo anche decidere di cambiare idea. O farci un'idea diversa, rimanere anche delle nostre idee, però è bello il dialogo. Quindi i social ci devono servire a dialogare e magari anche incontrarci di persona, perché poi è bello vedersi non soltanto virtualmente, ma uscire dalla propria stanza, come fa Antonio, come faccio io, e andare, non so, a vedere un film al cinema, andare al teatro, tip teatro, ecco, ma non voglio anticipare nulla. O andate in libreria ad acquistare i libri, diciamo che sta uscendo il nuovo libro di Antonio, quindi ci saranno delle presentazioni non virtuali ma fisiche, quindi bisogna uscire. I social servono solo per veicolare dei messaggi, però una volta veicolati uscite e siete voi stessi, ecco, dai, cerchiamo di fare come si faceva una volta, parliamoci. Ogni tanto mettete capo sotto al telefono. Sì. Il telefono, dimenticatevelo. E iniziate a parlare. Ecco, iniziate a parlare però. Giusto, Soprattutto giusto. in macchina. Sì, anche Mettete gli quando fate l'amore, attacco. dai, quando fate l'amore, non tenetelo vicino al comodino, spegnetelo. Dai, porca miseria, è più importante. Sì, esatto. Viviamo di relazioni reali, dai. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Chi ci capisce noi due è bravo e Antonio Saffioti vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata. Scriveteci, criticateci, diteci quello che vi pare, ma soprattutto coinvolgeteci, ok? Ciao a tutti!